benvenuti dentro un altro video tutorial di Wovinam tenuto da me sul nostro canale Wovinam Milano di YouTube. Come sempre cercherò di darvi qualche nuovo input sugli allenamenti di Wovinam, che rimaniamo sempre all'interno del programma, non stravolgiamo mai nulla, manteniamo sempre la base e la linea ufficiale del programma, ma andiamo soltanto eventualmente a modificarne gli allenamenti. Ok, ricordatevi di iscrivervi al canale e seguirci su tutti i social. Oggi vi faccio vedere un allenamento al sacco per poter lavorare le tecniche di Joe. Joe sono i gomiti nel Wovinam, ok? Abbiamo 8 tecniche di gomito nel Wovinam che adesso andremo a vedere rapidamente in modo individuale e a vuoto. Ora le tecniche di gomito andiamo a vederle in modo libero, senza l'utilizzo del sacco, in posizione frontale. Ok, avambraccio ben chiuso, ben flesso sul braccio, pugni ben chiusi, posizione di guardia, metto frontale, ok, soltanto per lavorare il movimento. Mi raccomando, movimento delle spalle, tengo bene sulla zona addominale. Chomot, gomito numero 1, chiude dall'alto verso il basso, diagonale, mano che protegge e tiro. Ok, gomito numero 2, ok, rotazione e colpisce dietro. Quello che fa è questo, sale per poi scendere e andare in rotazione, quindi bene, e 2. Gomito numero 3, bene della guardia, colpisce verso l'alto, 1, 2, 1, 2. Numero 4, bene, dall'alto verso il basso, carica, colpisce, 1 e 2, giù, giù. Numero 5 che è diagonale, di punta, sempre a scendere, 1, 2, 1, 2. Gomito numero 6, laterale, ok, lineare, ok, spinge, l'altra mano aiuta, ok, colpisce, 1, 2, 1, 2. Gomito numero 7, simile al numero 1, cioè vai, linea frontale, ok, 1, orizzontale, parallelo a terra, gomito numero 8, chou tam, ok, dietro, colpisce, gira, colpisce, sotto, bene, da qua, gira, colpisce, bene, 1, e importante capire qual è l'applicazione del gomito. È una delle tecniche sicuramente più efficaci per quanto riguarda la difesa, anche perché all'interno del programma di Wovinam, per quanto riguarda la parte delle competizioni, non si possono utilizzare, ma è importantissimo saperli applicare nell'ambito della difesa personale, quindi per quello che sono tutte le nostre tecniche a coppie, che siano in go-go piuttosto che i fandom. Ora andremo a vedere un attimino come potremo allenarci sui gomiti se non abbiamo un compagno e abbiamo però un sacco a disposizione. In questo modo possiamo fare un buon lavoro con quasi tutte le tecniche. Adesso io le mostrerò tutte 8, magari alcune non sono esattamente adatte ad essere allenate sul sacco, ma comunque una sorta di applicazione la troveremo. Gomito numero 1, chomot. Metti in guardia, colpito, bene. Tengo. Mi raccomando, la linea diagonale a scendere. 1 e tira verso il basso. Distanza estremamente ravvicinata. Gomito 2, ok? Sono sotto, sotto e dentro. Sotto, sotto. Gomito numero 3. Gomito che nella difesa è sicuramente molto molto efficace perché lo uso come protezione e può colpire ottimamente sulla linea del viso. Gomito numero 4. Okay, il gomito numero 4 sul sacco non è proprio ideale perché il nostro bersaglio deve essere sotto di noi, quindi andiamo dall'alto verso il basso, ma noi a distanza molto ravvicinata. Gomito numero 5, diagonale dall'alto verso il basso, sempre sulla linea del 4. Bene, entra.
Gomito numero 6, lo uso sulla linea laterale, qui da qua, ok? Giro. Troviamo il gomito numero 6 in molte applicazioni del bovinato, soprattutto per quanto riguarda il collo. Ogni volta che subiamo una presa e siamo in posizione laterale, andremo a utilizzare appunto questa tecnica, che è lineare, linea orizzontale e colpisce bene il lato, molto differente dal numero 2. Numero 7 assomiglia al numero 1, ma anche lui linea orizzontale, corto, dentro. Di solito accompagnando la mano, ok? L'idea potrebbe essere quella di tenere il bersaglio e colpire. Numero 8, simile al numero 2 come concetto, distanza ravvicinata, mi giro, colpisco sotto, ok? E via. E via. Ok, il lavoro è proprio questo. Ok, dietro. Bene, abbiamo concluso questo veloce tutorial per quanto riguarda le tecniche di gomito applicate, ok? È importante che ogni parte del nostro programma lo si conosca bene sul lavoro individuale, la tecnica fondamentale, ma poi che si sappia anche allenarlo e portarlo in applicazione reale. Dato che non possiamo tirare dei gomiti in modo del tutto efficace su quello che sono i nostri compagni di allenamento, possiamo farlo sui colpitori, sul palo, ma intanto se abbiamo un sacco è un buon metodo per poterli allenare. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito sempre a iscrivervi al canale, a cliccare bene sulla campanellina che c'è qui sotto, in modo tale che poi vi arrivano gli avvisi quando carico un nuovo video, lasciate i vostri commenti, lasciate i vostri like, condividete il video su tutta la rete e grazie mille, ci vediamo per il prossimo video, buon allenamento e come sempre mano d'acciaio sul cuore di montagna.